sudice slinguazzate, limoni, cocktail costosissimi, risse e musica. Tutte cose che avete vissuto se siete entrati almeno una volta in una discoteca. Ma dietro tutto quello che vediamo, che cosa c'è? Oggi sono andato a lavorare per 24 ore in una discoteca e questo è tutto quello che ho scoperto. 24 ore per imparare un lavoro nuovo con gli insegnanti migliori d'Italia. È un allievo un po' così, un po' vestito male pure. Tutto questo è il mio giorno di prova. Bella raga, sono Steven Basolari e da quando sono nato sono proprietario della discoteca Number One di Brescia. Oggi è Halloween, 31 ottobre. Cosa ti fa paura a te, Matteo? Tre cose che ti fanno paura. La morte, i pelati, i ladri che rubano le biciclette. Quali fanno particolarmente paura? Il pesce a gubbio. Sono circa le 3:30. Ah, ci siamo. Quando incontro per la prima volta quello che sarà il mio capo di oggi. Maestro. Ciao, ciao Matteo, ciao. Piacere. Nonostante Steven abbia solo 30 anni. Quanti locali hai adesso? Come discoteche vere e proprie sono 3. È già un esperto del settore. Quanti dipendenti servono per gestire una discoteca così? Sono davvero tanti, 130, 140. Dalla nostra noi abbiamo una cosa fondamentale che è la storia. Tu dovessi partire da zero con un locale nuovo, se non studi bene molte dinamiche sicuramente rischi di fare un bel buco grosso nell'acqua. Così, dato che buchi nell'acqua ne ho già troppi nella mia vita. Se io oggi aprissi una discoteca, no, mi fottessi tutti i segreti che mi dici, quanti soldi mi servono per partire? Cerco di capire se posso aprire una mia discoteca. Per renderlo carino spendi 1 milione di euro. E certo, perché non puoi andare da Ikea. Vabbè, magari quando trovo 1 milione di euro per strada. La discoteca quanto riesce a guadagnare? Ai tempi d'oggi sono molto fortunato perché gli artisti costano mediamente poco. Un top della trap comunque ti va a costare massimo 20.000 euro a serata. Con le 5.000 persone a 20 euro sono 200.000 euro di ingressi, più tavoli e bar, veramente un bel ricarico. Mentre fino a qualche anno fa era diverso. Quando io portavo i DJ internazionali, che ovviamente suonano a Las Vegas, a Dubai, a New York, a Miami, quei 20.000 euro erano molti di più e quindi c'era meno guadagno. Qua incassi tanto, ma ogni sabato devi sperare che sia ancora aperto la settimana dopo il locale. Perché succedono le famose risse, no? Ovunque vado vedo risse. Se anche il locale più figo di Ibiza, il Pacià, litigano pure lì, figurati se non litigano in provincia di Brescia. Mediamente quelle 3-4 risse a sera, magari più o meno gravi, succedono. Ma perché vediamo costantemente risse in discoteca? Sicuramente la gelosia come concetto. Ragazzi gelosi di ragazzi. L'hai guardata, l'hai toccata, l'hai fatto. Oppure anche tra clienti dei tavoli, magari chi spende di più. Hai fatto 3 bottiglie te, io ne ho fatte 4. Sono meglio io di te. Insomma, la gente si mena per cose molto gravi. L'esperienza più strana che hai avuto facendo questo lavoro? Richieste più che esperienze. Soprattutto qualche anno fa, quando portavo tanti ospiti internazionali, quelli veramente mi facevano impazzire. E le richieste erano tutte a livello personale. La PlayStation in camera, dovevo prenotargli l'albergo 5 stelle con 7 suite, l'iPhone nuovo. Un paio di scarpe firmate. Questo Steve Aoki che mi ha fatto impazzire. E il famoso DJ Steve Aoki non si ferma con lo scroccare. Poi mi ha chiesto 5 o 6 paia di mutande di Calvin Klein, tutte multicolori tipo arcobaleno. Anzi, chiede anche delle mutande, nel caso le sue siano a lavare. Cioè tu ti metti d'accordo col cachet, in questo caso era intorno ai $70.000. Dopodiché c'è tutto questo arco di richieste che più. Ma prima di iniziare a lavorare nella sua discoteca, guarda, credo che quella cosa lì non passi mai di moda. La donna. L'essere femminile, sì. Ok. Scopro che la vera chiave per far funzionare un locale è avere tante donne all'interno. Questo non è che lo dico io, ovviamente. Se un locale è frequentato da molte donne, automaticamente è un locale che funziona. Ah, vabbè, mi aspettavo un altro segreto. No, però va bene, comunque. Hai tanti ragazzi che vengono qui e spendono tanti soldi. Guarda, da quando c'è questa moda dei rapper è salito molto lo spending medio dei ragazzini. Quindi per me questo è un altro dato positivo. Tu speri che escano ancora più rapper, sempre più rapper, È una continua lotta tra la coscienza e il portafoglio. Dopo aver capito più o meno tutto, si mostra locale, andiamo a vederlo. Andiamo. No. Quando mancano circa 8 ore all'inizio della serata, sono pronto a scoprire il mio nuovo posto di lavoro. Partiamo dalla sala 1. Mizzica, ma è enorme. Questa è una delle 7 sale. E quante persone tiene il locale? Noi abbiamo fatto il record nel 2001, 17.300 pagati. 17.000? Sì. Stasera non ce ne saranno 17.000 di persone. Questo qua è il retro console, quello che interessa di più, diciamo, a noi stasera. Questo è il più figo. Ma circa 5.000. Sì, perché c'è il DJ dietro, vedi. Qua c'è la console, la gente dice voglio stare vicino alla console,
Ma perché vogliono stare tutti vicino alla console? È una cosa di mentalità proprio, ma alla fine te lo gusti anche di meno. Quanto si arriva a pagare? 100 euro a testa, 10 persone 1000 euro. E parlando di console da DJ, confesso a Steven un mio piccolo sogno. Allora, praticamente io ho sto piccolo progettino musicale. Quello di diventare un DJ affermato. Mi fai fare 5-6 minuti? Quello che vuoi, Lele, DJ Lele. Davanti 5.000 persone. Quindi 5 minuti mi fai fare? 7 minuti? Ho l'ok di Steven. Quella sera avrei suonato davanti a 5.000 persone. Lele, DJ Lele. Secondo me funziona. Sì, Lele fai facilissimo. Funziona. Ma, a buon rendere. Vabbè, ma torniamo a noi. Di solito becchi quelli che limonano, si baciano. Qual è il punto più ambito del locale? Perché mentre esploro scopro i segreti di questa discoteca. Nella seconda, che è questa dove succede entriamo, c'è il punto dei zozzoni. Eh sì, è la sala 2. Segreti fondamentali per lavorare qui. Dove si imboscano? Questo è il punto degli zozzoni. Esatto, metteremo un adesivo qua con no, no zozzoni. Dopo il punto degli zozzoni, Steven mi mostra... C'è un altro stage, la sala 3. E dopo la sala 3, un'altra sala ancora, che precede, indovinate cosa? Arriviamo in questa vecchia struttura. L'ennesima sala. Insomma, mi sembra tutto chiaro. Adesso devi imparare a fare la cosa fondamentale. Cocktail sono quelli che vanno per la maggiore. Così possiamo passare al primo lavoro di oggi. Giada ti insegnerà a fare un buon cocktail. Il barman. Ciao, piacere. Da quanti anni è che fai questo lavoro qua? 6 anni. Io ho mai fatto. Immagino te ne succedano di tutti i colori. Sì, di tutti i colori, anche perché essendo donna, i ragazzi ci provano. Ci danno dei... Fanno i zozzoni. Perché se ci pensate, la cosa più difficile di fare questo lavoro... Pure se addormentano qua... Si addormentano sul banco. E mi avvicino tutto addosso. Più che i cocktail, è gestire chi li ordina. E invece quanti cocktail fai in una sera? Sono arrivata a farne più di 1000. Sono particolarmente veloce. Quanto ci metti a fare un cocktail? Meno di 30 secondi. Io forse meno di 30 minuti, quindi è il caso di imparare. Cosa facciamo? Un 4 piani. 4 alla piani? Fragola. Alla fragola. Il cocktail che va di più in questo periodo nelle discoteche. E così partiamo proprio dalle basi. Questa è la tasca, questa è la station. Ah, ok. All'interno c'è una vasca con del ghiaccio. E fin qui sembra tutto facile. Adesso io faccio il cocktail. Sì. E tu copi ogni mio passaggio, così vediamo come sei messo. Da che livello parto? Esatto. Basso, vediamo. Sicuramente basso. Palettata di ghiaccio. Palettata di ghiaccio. Senza già, paura. Già non riesco a prendere il ghiaccio. Cosa ci va nel 4 piani? Nel 4 piani? Sono 4 bianchi. E da qui? Gin, vodka. E fin qua ci siamo perché sono i più famosi. Che la situazione... Vermouth? No. Inizia... Qua che è? Sambuca? No, non ci va. È bianco. Tequila? No. Ad essere complicata. Che cos'è? Rum. Mi suggerisce triple sec. Esatto. Anche sti cavoli di nomi non li potevano fare più semplici. Nei cocktail si conta. Sì. Oppure si parla di once. Fai. Bubble chew. Riparto. Bubble chew. Ecco, a vederlo da lei sembra semplice. Punta lo shaker. Bubble chew. Chiudi. Perfetto. L'ho buttato un po' fuori. A vederlo da me sembra un incubo. Bubble chew. Chiudo. Ho messo troppo. Meglio così i clienti sono contenti. Ma vabbè, l'importante non è vincere, ma... Mettiamo il sour. Uno, due, vai. Ma... Uno e due. Partecipare, no? Com'era quel detto? Questo facciamo uno squeeze. Steven, come lo vuoi? Più dolce o più amaro? Dolce. Dolce, allora due squeeze. Sì, però guarda tu questo che si permette di dare consigli. Fa il presuntuoso pure, fa. Ora shakerare. Ok. Però devi essere super convinto. Secco. Bene. Bene, non lo so. Allora. Vabbè, insomma. Apriamo. Non sei staccata, aspetta. Volete sapere alla fine com'è venuto sto cocktail? Il tuo sì. È un pochino, vedi, è un po' di meno. Vieni a vedere. La schiumetta un po' più scarsa nel tuo. Ok. Ok. È buono? Molto buono. Male. Bene. Il tuo è molto dolce. Sì. È molto dolce, sì. Ma non troppo. Che è un po' il mio cavallo di battaglia, se vogliamo. E quanto costa fare un cocktail così? Già da cos'è? 1,50 euro? Sì, 1,50 euro. 1,50 euro cocktail, meglio su questo. Però ricordiamoci che il mio sogno oggi rimane uno. Lele, DJ Lele. Secondo me funziona. Sì, Lele fai facilissimo. Funziona. Mancano 6 ore alla serata quando incontro un'altra figura fondamentale per una discoteca. Adesso ti lascio qua, sì. Io vado a fare le due cose. Okay. Ti presento Federico, che è il nostro maestro lucista. Maestro, buonasera. Perché che cosa sarebbe una discoteca senza effetti speciali? Una massa di cretini che ballano con la luce? Ma come si chiama il tuo lavoro? Allora, io faccio il light designer. Light designer. Light designer, sì. Studia la luce, capisce dove posizionare un certo faro per far risaltare una decorazione piuttosto che una
maschera, qualcosa. E se vi sembra semplice, quante luci comandi? Circa 120 luci. 120, sì, che sono tante, però, una discoteca. Sono parecchie. Ma... due cose bisogna fare: far accendere le luci e farle andare a te. Che lui mi racconta come una passeggiata. Ah, questi sono tutti effetti. Questi sono tutti effetti. Poi qua ci sono tutti gli altri effetti che riguarda il fascio di luce che fa okay. il faro. Ok, sappiate che dopo una spiegazione durata più di 30 minuti, io ci ho provato a gestire le luci. Posso provare io a caricarne qualcuna? E dopo aver messo una canzone di un grande artista. Scusa, no, ti prego, no. No, ti prego, no. Devi andare a tempo no, con lui. Con cui dovevo andare a tempo. Ok, vai, ci provo. Ha già imparato. Ok, va bene, adesso go. Questo è il risultato. Bella figa, io sembro. Sono emozionato. Cioè, se tu vedessi una serata con queste luci, sinceramente, ti stupirei. Davvero? Sinceramente, sì. Possiamo dirlo che poteva andare peggio, sì. Ma a me prende in giro. Se dovessi arrivare in un posto e vedere le luci così, già che vanno a tempo, io mi emoziono. Così, quando mancano circa 5 ore alla serata, grazie, maestro. Grazie. Ci vediamo stasera. E con un'unica ossessione nella mia testa, Lele, DJ Lele. Secondo me funziona. Sì, Lele, fai facilissimo. Funziona. Steven mi accompagna a conoscere un'altra figura essenziale per una discoteca. Da quant'è che fai questo lavoro? Sono 12 anni che lo faccio qui in Lombardia. Dalle dimensioni delle sue spalle rispetto alle mie, avete capito che parlo... Noi interveniamo per arginare quello che potrebbe essere un danno che viene fatto a persone esterne alla rissa. Del capo della sicurezza del locale. Prendiamo e li accompagniamo fuori, ma il nostro difenderci non è picchiare ma bloccare. Figura controversa a volte. Prima per 1000 persone ci hanno 3 butta fuori, adesso per 1000 persone ce ne vogliono 40. Proprio escono con l'intento di fare a botte, cioè di far vedere la loro supremazia sugli altri. Ognuno si farà la sua idea. Ti sei fatto un'idea del perché? Ma l'idea che mi faccio io, vogliono far vedere che loro comandano il loro pezzo, cioè loro sono, si sentono un po' padroni di quello che è l'ambiente che li circonda. Ed è libero di dire la sua nei commenti. Tutti devono avere qualcosa per offendere, dalla pinza al coltello a... Ma forse è vero che dovremmo imparare a divertirci senza rompere le palle a chi ci sta intorno. La cosa più strana che ho trovato una volta, fatta la perquisizione, apro il portafoglio e c'era un portacarte di credito. Un portacarte di credito con una lama dentro. Lo aprivi e c'era la lama. Ci vuole un buon occhio, ci vuole un buon controllo delle persone, ma soprattutto in questo lavoro parlare con i ragazzi, cercare di convincerli a non fare cose che comunque possono ledere loro stessi e gli altri. Vabbè, momento di pausa, ripartiamo. Perché mancano circa 4 ore al mio momento in console. Capito? Ad avere la discoteca. Tornando in hotel, scopro che Steven ha una macchina molto umile. Star, ma posso sedermi? Vado in parte, vai, siediti. Alla quale Matteo sbatte, ma per fortuna Steven non se n'è accorto prima di vedere sto video, quindi tutto a posto, insomma. Che faccio? Metto in avanti? No, sì, però sai, allora, così lo devi fare con le macchine sotto i 200.000. Poi quelle sopra ci sono i tastini in parte digitali. Macchina che devo assolutamente provare. Ok. Steven è diventato il mio videomaker. Non c'ho moneta, guarda, Matta, scusa. Posso girare? Non è che becco un letto in basso. Gira, gira, si può. Così, dopo aver preso le giuste precauzioni, vado. Mannaggia. Scopro i fiorenti lati positivi di avere una discoteca. Se tu vai a cena e ti presenti con sta macchina qua, alzi tanto le aspettative già. È un sacco. Sì, infatti io noleggio una Panda quando devo andare a cena con qualche ragazzo. Ma non c'è bisogno che la noleggi. Tu mi presti questa qua, io ti presto la Panda. Non ti preoccupare. Perfetto. No, io per i miei amici ci sono sempre, Steven. Così, quando mancano 3 ore alla serata, saluto Steven e torno in hotel con l'umile Peugeot di Matteo. Hotellino. Ci mettiamo comodi. Andiamo a cena. È mezzanotte meno 10. E quando manca pochissimo il mio esordio come DJ. Lele, DJ, Lele. Secondo me funziona. Sì, Lele, fai facilissimo. Funziona. Andiamo lì, c'ho un'ansia. Torniamo al locale. Quanto tempo? Maestro. Locale che uno alla volta sta per ospitare oltre 5.000 persone. Persone che ascolteranno il mio incredibile DJ set. L'ansia inizia a crescere tantissimo. Il locale è pieno. E circa alle 2:11 è il mio momento. Se vuoi che fai nulla, vediamo. Non farti scorrere nemmeno. Se ansia, arriva.
Praga. Voi sapete che Number One è un locale pieno di sorprese e questa notte ve ne abbiamo portata una. Voglio sentire un po' di casino nel posto. E lo facciamo così, la mia 3. 1, 2, 3. Praga! Gabriele Vignano. Come cazzo fa? E contro ogni previsione, DJ Nele è fortissimo! Il DJ set è un successo incredibile. Aprite tutti le torce del telefono. Ah, ma boh, quella roba è bagnato. Stai sbaccando la Potete baciare la ragazza al vostro fianco. Ma come faccio ad essere così bravo? Come faccio a mixare così bene delle hit incredibili? Tutto ciò non vi ricorda qualcosa di familiare? Gabriele Vignano. Qualcosa che avete già sentito? Naturalmente io non ho fatto un cazzo. Sì, diciamo che ho imbrogliato un po', eh. Sì. Perché mi chiami a mezzanotte? Perché c'è una richiesta folle in atto. Quello che vedete nel mio telefono è il DJ, cantante, producer più promettente, più cazzuto della scena italiana. Miles, classe 2002, ma è già salito su palchi importantissimi e firmato dischi d'oro e di platino. Ho detto che so suonare delle canzoni, però non so farlo. Praticamente ti racconto... Così, dopo avergli raccontato un po' il tutto... Dove andare in console? Esatto, cioè so premere play, premo play e va, cioè tipo così. Ti faccio un mix. Dopo che mi mandi il mix, che cazzo devo fare? Allora, innanzitutto serve la chiavetta. La chiavetta? La troviamo, la chiavetta la troviamo. Metti la chiavetta, nella chiavetta immagino ci sarà solo quello. Schiacci quel file. Se voglio fare il figo senza fare danni, cosa devo premere? Il canale che sta andando, non lo tocchi, gli altri canali li... Ah, posso dire che ti abbiamo plagiato anche il logo? Aspetta. Ma è veramente il mio logo. Matteo, missione inculare il logo a Young Miles e farlo uguale. I nostri grafici al lavoro. Ecco qua. Tu sei convinto di questa cosa? Assolutamente sì. A tutto ciò sperando che Miles risponda alle 11. Dice che qualcuno se ne accorge. No. Gabriele Vignano. Cioè devo alzare le mani, devo tenerle ferme. Per non rovinare il set non toccare niente sul mixer. No, ma ok. Usa il microfono in maniera giusta. Come cazzo fa? Non troppo molesta. Come cazzo fa? Se tu sei tanto casato la gente si casa. Se io ci credo tantissimo gli altri ci credono. Questo deve essere il tuo spirito guida per stasera. Come cazzo fa? Va bene, va bene. Se vuoi copiarmi bene ti mando un po' di video. Beh, bravo, sì, mandami i video. Il cuore della serata non è solo la musica, ma il 60% lo fai tu. Mandami i video. Ti renderò fiero di me. Gabri Vignano, vogliamo fare un po' un cazzo di casino nel posto. 1, 2, 3. Insomma, il maestro Young Miles ha avverato il sogno del promettentissimo DJ Lele, che dopo questa esibizione probabilmente non tornerà mai più in console. Sancesta, un applauso Sancesta. Questa è la vastoviglie, qua? Vai. Forse perché troppo impegnato a lavare i bicchieri. Quante ore andate avanti? Fino alla fine, dalle 11 alle 4. Ah Gabri, dimenticavo, comunque devo valutarti per il lavoro svolto. Alcune mansioni meglio di altre, ma nel complessivo secondo me ti meriti un bel 7,5. Però DJ Lele, la performance è stata una cosa bellissima. Forse meglio di Steve Aoki e Afrojack, quindi lì ti do un bel 10. Hai futuro come DJ.